Si apre una settimana cruciale per alcuni provvedimenti al vaglio di Camera e Senato e per i quali occorre accelerare l'iter parlamentare influenzato dagli ultimi sviluppi dello scenario politico. Le dimissioni annunciate dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, subito dopo l'approvazione della legge di stabilità, spostano i riflettori anche sul decreto ILVA, sul decreto sviluppo e sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio. Ed è proprio dal pareggio di bilancio che l'Aula di Montecitorio riprende i lavori questa mattina. Il testo introduce il budget che parte da zero, vale a dire il superamento del principio della spesa storica per predisporre il bilancio dello Stato. È prevista inoltre l'istituzione di un organismo indipendente, l'Ufficio parlamentare di bilancio, presso le Camere nel rispetto della loro autonomia costituzionale. All'organismo sono attribuiti i compiti di analisi e verifica dei conti pubblici. Sono due ministri attesi oggi a Montecitorio. Si comincia alle 10.30 in Commissione Finanze con l'intervento del ministro dell'Economia Vittorio Grilli sulle linee politiche del suo dicastero. Alle 13.30 il titolare della Salute, Renato Balduzzi, riferisce in Commissione Affari Sociali sull'assistenza ospedaliera e la riduzione dei posti letto. In Commissione Giustizia alle 13.35 si parla di riciclaggio con il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso. Alle 12 invece in Commissione Lavoro i rappresentanti delle organizzazioni sindacali intervengono sulle problematiche legate alla gestione degli esuberi del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Arte e beni culturali, la tutela giuridica, il libro di Michela Di Donna che viene presentato alle 18.30 nella sala Aldo Moro. Interviene il ministro Lorenzo Ornaghi.